Sono Sergio Ortelli, sindaco dell'Isola del Giglio, la seconda isola per grandezza dell'arcipelago toscano. Dopo l'ottima esperienza maturata con il progetto Maestrale, abbiamo deciso di aderire all'iniziativa del Blue Deal, ovvero dello sfruttamento delle Blue Energy qui a Giglio Porto. Il fabbisogno energetico dell'isola è costituito dalla produzione termoelettrica. Lo sfruttamento delle energie marine rinnovabili può rappresentare una grande opportunità per trasformare l'isola in un territorio autonomo dal punto di vista energetico. Per tale motivo siamo alla ricerca di esperti del settore in grado di fornire soluzioni progettuali innovative che rendano possibile l'inquadramento paesaggistico delle tecnologie Blue Energy nel contesto del Giglio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti a I Am Blue, che non è un titolo che abbiamo scelto perché abbiamo rischiato di andare in contemporanea con la partita dell'Italia stasera con la Turchia. Non è neanche perché siamo tristi, perché anche Nicoletta dice non siamo tristi, giusto? Assolutamente no. Abbiamo qualche motivo, ma cerchiamo sempre di non essere. E invece siamo blu, nel senso che siamo tutte e due vestiti di blu, giusto? Sì, io c'ho anche la collana blu, guarda, c'è la mascherina. Bene. Quindi ora che abbiamo fatto abbastanza gli scemotti, diciamo perché il blu. Il blu perché, come vedete alle nostre spalle, il mare è blu. Blu sono le energie di cui parliamo, che sono quelle marine. Ci stiamo occupando effettivamente delle energie marine in questo periodo, è una cosa che facciamo all'Università di Siena come ricerca, perché stiamo coordinando dei progetti sulle energie marine. E quindi questo è il motivo per il nostro blu, perché appunto le energie che arrivano dal mare. Vuoi commentare qualcosa, Nicoletta? Sì, Simo, mi chiedevo perché noi ci occupiamo delle energie che derivano dal mare. Aiuto, ti do un aiuto, vai. Dai un aiuto? Sì. Ah, vabbè, no, vabbè. Intanto forse dovremmo minimamente presentarci. Ah, già, ragione. Sì, forse sì. Allora, io sono Simone Bastianoni, insegno chimica dell'ambiente e dei beni culturali qui a Siena e dirigo il dottorato di ricerca in scienze ambientali, geologiche e polari e sono anche il delegato del rettore per la sostenibilità. Mi occupo di appunto di indicatori di sostenibilità e negli ultimi tempi applicati anche alle energie marine. Nicoletta. Io sono Nicoletta Patrizzi, sono una collaboratrice del professor Bastianoni, che tra parentesi chiamerò professore solo adesso, perché poi normalmente lo chiamerò Simone o Simo, come faccio da 12 anni a questa parte, tanto è il tempo che lavoriamo insieme, e anche io mi occupo della valutazione della sostenibilità a differenti livelli e mi occupo anche di aiutare il professore nella gestione dei progetti che si occupano appunto di sostenibilità delle Blue Energy. Quindi torniamo alla domanda principale, Simo, perché noi abbiamo deciso di occuparci delle Blue Energy? Perché con questo mondo che gira e che abbiamo visto, una domanda potrebbe venire spontanea, cioè dobbiamo fare, come diciamo sempre, la transizione verso le energie rinnovabili e quant'altro, ma è per forza detto che dobbiamo usare soltanto la terra intesa come la parte solida della nostra terra, che rappresenta però soltanto meno del 30% del globo, oppure dobbiamo pensare a usare per la nostra transizione appunto verso energia rinnovabile anche il 70% e più di superficie che abbiamo
come appunto mari, oceani e così via. Ovviamente la risposta è che sarebbe sbagliato ragionare soltanto sulla Terra e bisogna anche ovviamente ragionare sulla parte mare. Fra l'altro, anche di recente, la Commissione europea ha pubblicato una strategia in questo senso per cercare di sfruttare tutte le energie rinnovabili offshore, cioè lontani dalla costa. E in questo percorso di sostituzione dei combustibili fossili ci sono grandi opportunità, opportunità di posti di lavoro, opportunità per le nuove industrie in tutto il nostro continente. E l'idea è quella di far aumentare, udite udite, l'importanza delle energie rinnovabili marine di 5 volte, quindi del 500% entro il 2030 e di 25 volte il 2500% entro il 2050. Questo appunto alla fine di, al fine di ottenere, diciamo, i risultati che ci proponiamo con il Green Deal. Certo, sì, noi ovviamente non è da oggi che ci occupiamo di Blue Energy, cominciano a essere già diversi anni, questo siamo direi 6-7, giusto, che ci occupiamo di Blue Energy. Noi abbiamo, esatto, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, questo è il secondo progetto sulle Blue Energy. Il primo ci ha permesso di andare a scoprire, a capire che cosa succede, cosa c'è nel mondo, in giro nel mondo per le Blue Energy. Però questo ovviamente, ecco, si tratta di esperienze avvenute 5-6 anni fa più o meno. Ma in realtà il padre dello sviluppo delle Blue Energy dalle onde è un giapponese, e per la bontà di tutti eviterò di cercare di pronunciare il suo nome perché non sono affatto brava con il giapponese, che già però questo signore negli anni 40 aveva sviluppato una boa di navigazione che era alimentata dall'energia delle onde. Ora, ovviamente, noi sentiamo spesso parlare di Blue Energy offshore, come diceva Simone poco prima, ma soprattutto relativamente ai mari del nord, agli oceani. Quindi noi inizialmente ci siamo chiesti, ma è possibile sfruttare le Blue Energy anche nel Mediterraneo? Perché sebbene con intensità e con capacità di produzione energetica differente rispetto all'Atlantico, al Mare del Nord, il Mediterraneo potrebbe rappresentare un buon sito per testare queste tecnologie. E quindi abbiamo sviluppato il primo progetto che si chiamava Maestrale. Il nome non è a caso, perché il Maestrale è uno dei venti più ricchi in energia e quindi le energie nel mare, soprattutto le onde, derivano dal vento, oltre che ovviamente al vento offshore. E quindi noi in questo progetto abbiamo sviluppato prima di tutto un sito, un web GIS, dove abbiamo raccolto in serie storica tutte quelle che sono i potenziali dal punto di vista di energia delle onde, delle maree, delle correnti e tutto nel Mediterraneo. Questa è una cosa che abbiamo lasciato, è un sito che è open source, quindi chiunque lo può utilizzare, vedremo che lo continuiamo a fare noi. Abbiamo fatto anche altre cose. La cosa importante che abbiamo fatto dal punto di vista della ricerca scientifica è stato quello di creare uno special topic, quindi uno special issue che raccogliesse tutti articoli scientifici su quello che abbiamo fatto durante il progetto Maestrale e non solo. E come potete vedere è un argomento che è molto interessante, che richiama l'attenzione di moltissime persone, perché questo è uno screenshot che abbiamo fatto oggi e da quando è stato pubblicato e da quando è disponibile anche questo completamente open source ha più di 52.000 visioni, quindi considerando che ha un anno e mezzo di vita siamo molto felici di questo risultato. Però come avrete capito il nostro gruppo di ricerca, perché io e il professor Bastianoni siamo parte di un gruppo di ricerca, si occupa di parlare ai differenti stakeholder, compresi per esempio dei ragazzi. E quindi Simone, che cosa abbiamo fatto?
per arrivare ai ragazzi e raccontare in maniera diciamo non tecnica argomenti molto importanti collegati sempre con le Blue Energy? La difficoltà era questa, non solo per i ragazzi, ma per tutti i non addetti ai lavori, diciamo, compresi politici. Era difficile andare a raccontare le energie marine, perché non ci sono molti esempi, soprattutto nell'area mediterranea, non ce ne sono praticamente quasi nessuno, almeno non ce n'erano fino a qualche anno fa. Speriamo che d'ora in avanti noi riusciamo appunto a sollecitare anche questo. Però l'idea è stata questa, siccome soprattutto volevamo cercare di coinvolgere tutta la popolazione nell'idea di sviluppo di queste energie marine, abbiamo pensato che ci poteva essere un modo per avvicinare le persone alla comunicazione di quello che stavamo facendo da un punto di vista scientifico. E lo strumento che abbiamo pensato di adottare è un fumetto. Il fumetto di cui stiamo parlando non si vede granché bene, ma è un fumetto dove ci sono ovviamente dei personaggi importanti, una protagonista che si intravede è il Mediterraneo raffigurato con una donna vestita appunto di blu, tenuta prigioniera da un mostro, da un cattivo, che è questo essere arancione che si vede nella prossima, e che appunto è un cattivo che si chiama Nimbi. Si chiama Nimbi perché Nimbi è un nome di una cosa, è un acronimo di una cosa che vuol dire in inglese non nel mio giardino, not in my backyard. Non nel mio giardino è quell'atteggiamento che vuol dire che tutte le cose vanno bene, anche quelle più, diciamo, più virtuose, purché non siano fatte vicino a casa mia. Questo ovviamente è l'atteggiamento che più ostacola tutte le cose, diciamo, positive che possono essere fatte anche in direzione della transizione ecologica, per l'appunto. È molto più facile averci una centrale a carbone a 100 km da casa che non una pala eolica a 10 km. E quella la vediamo e l'altra invece è lontana dai nostri occhi e quindi non ci crea problemi. Quindi il mostro Nimbi è il nostro cattivo, quello che cerca di ostacolare qualsiasi cambiamento. Poi ci sono appunto gli eroi positivi, della specie di supereroi. Le supereroi sono nient'altro che la personificazione delle energie marine, energie delle onde, le energie delle maree, del gradiente salino, del gradiente termico, del vento e così via. Questi appunto sono personaggi vari, alcuni diciamo più nerd, altri più alla mano, diciamo così, che cercano tutti insieme, questo è molto importante, di salvare il Mediterraneo dal Nimbi. C'è anche un professore che rappresenta il lato scientifico di questa cosa, e questo è qui ci è scappata la dedica, diciamo, al nostro comune maestro mio, di Nicoletta e di tutto il gruppo di Ecodinamica, che è Enzo Fiezzi. Infatti, con una manovra un po' alla Topolino, abbiamo deciso che si chiama Enzo T. Ezzi,
E quindi, ecco, diciamo, c'è il personaggio che anche lì caratterizzato da una giacca beige e una sciarpa azzurra, cosa che appunto in molte foto di Enzo Tiezzi vediamo ricorrere e che appunto abbiamo voluto inserire nel nostro fumetto. Ma direi di far vedere il trailer, se sì, possibile. E soprattutto la nostra regia adesso, oltre a mandare il trailer, metterà in chat il link a cui potrete, per chiunque sia interessato, scaricare gratuitamente il fumetto, che è disponibile in 4 lingue, in inglese, in italiano, in spagnolo e in francese. Quindi prego la regia di mandare il nostro link. Nostro video. Benissimo. Quindi, sì. Vai Simo. No. Dunque, passando lungo il progetto, cioè, lungo lo svolgimento del fumetto, si sono intraviste alcune cose, alcune tecnologie stilizzate, rappresentate nel fumetto, che sono appunto le tecnologie che abbiamo studiato durante il progetto maestrale, che ci hanno permesso appunto di capire dove potevano essere i potenziali e quanto importante poteva essere l'energia marina per l'indipendenza energetica di alcune zone del Mediterraneo, soprattutto pensiamo alle isole. Questa cosa, appunto, il successo del progetto maestrale si è poi ribaltato, per così dire, sul progetto Blue Deal. Il progetto Blue Deal, che è cominciato da un paio di anni, è l'evoluzione del progetto maestrale e vuole appunto portare a compimento una tecnica di pianificazione anche veloce,
con cui si riescono a inserire appunto le energie marine nella pianificazione energetica e territoriale dell'area mediterranea. Simo, scusami, hai detto una parola che secondo me è molto importante, che è pianificare. Cosa si fa? Cosa significa pianificare? Perché è così importante pianificare, anche velocemente? Beh, perché, allora, innanzitutto siamo appunto in un momento di transizione. Siamo in un momento di transizione dal punto di vista energetico e dobbiamo farlo al più presto per cercare di evitare di immettere ulteriore enormi quantità di CO2 in atmosfera. Quindi dobbiamo, come detto, nell'ambito di questa transizione sfruttare sia la terra che il mare per far sì che le cose avvengano in una maniera più veloce e indolore meno impattante possibile. Quindi appunto soprattutto in zone meno disagiate, più disagiate, questa pianificazione è particolarmente importante e l'obiettivo di far diventare indipendenti energeticamente isole che magari oggi usano sistemi per alimentarsi di elettricità che sono molto impattanti, diventa appunto una priorità molto importante. Per far questo abbiamo messo insieme una serie di partner, li coordiniamo noi come appunto come gruppo di Ecodinamica dell'Università di Siena. I partner li vedete sulla mappa, diversi paesi coinvolti, più o meno tutto il Mediterraneo dall'estremo est all'estremo ovest, e con competenze molto diverse, perché abbiamo sì due università, abbiamo delle agenzie nazionali per l'energia, abbiamo delle associazioni di imprese, abbiamo delle entità statali, abbiamo delle piccole e medie imprese che ci aiutano nella pianificazione, nei calcoli e appunto nel capire dove possono essere applicate le energie marine e con che, in che quantità e con che importanza. Ok, quindi ora parliamo un attimo velocemente di che cosa significa, no? Messo calato nell'ambito del progetto pianificare. Sì, pianificare vuol dire in pratica poi da un punto di vista pratico quello che facciamo nel progetto Blue Deal è questo: andare a vedere, come abbiamo visto prima, che era anche questa l'unità del progetto precedente, e quali sono i potenziali delle energie marine in giro per il Mediterraneo o in un'area particolare dove decidiamo di appunto di fare questa pianificazione. Cerchiamo di capire quali possono essere i vincoli che ci sono da un punto di vista delle leggi, delle protezioni ambientali e quant'altro, e questo ci consente di delimitare l'area. Andiamo a vedere quali sono le tecnologie che potrebbero essere più adatte al contesto in cui vogliamo inserirle e facciamo appunto un, come c'è scritto qua in inglese, un matching di quello che è appunto la possibilità di fare da parte delle tecnologie con la possibilità di con le potenziali fisici dell'area in questione. Quindi in alcuni casi sarà più vento magari, in altri casi saranno più le onde, in altri ancora più il gradiente termico, in altri magari ci possono essere le correnti marine. Quindi a seconda delle situazioni le cose ovviamente possono essere diverse. Si fanno appunto a questo punto una pianificazione che poi va a essere confrontata con viene fatta un'immersione di questo piano dentro la realtà, in maniera tale che si veda bene cosa verrebbe fuori dal nostro dal paesaggio in esame se le energie blu venissero effettivamente installate.
A questo punto, se la percezione anche dei cittadini, oltre che dei politici che devono assumersi, diciamo, l'impegno di fare queste trasformazioni, è positiva, facendo tutto questo percorso si riesce appunto a dare uno studio di fattibilità a una certa area per far vedere appunto che si può fare, si può usare l'energia marina, fino a che punto si può fare e quali sarebbero appunto le conseguenze da un punto di vista del paesaggio. Quindi entriamo un po' più nel dettaglio ora su quello che facciamo noi all'Università di Siena, perché questo tocca a te. Sì, lo so, infatti, perché appunto il far parte di un progetto internazionale è una cosa molto importante, da grandissime opportunità, e però rispecchia anche quelle che sono le peculiarità che ha ogni gruppo di ricerca coinvolto nel progetto. Quindi noi, partendo appunto da quello che sono state le esperienze fatte durante il progetto maestrale, abbiamo ulteriormente, diciamo così, affinato, passatemi il termine, questa sera facciamo ricerca leggerissima, quindi cercherò di essere il meno tecnica possibile. Abbiamo creato un catalogo di tutte le tecnologie possibili che possiamo appunto pensare di installare nel Mediterraneo. Però voi una parte già l'avete vista, perché chi ha seguito sia il reel che il carosello che sono andati su Instagram in questa settimana, avete visto quello che può essere un assaggio delle possibili tecnologie. Diciamo che nel catalogo che abbiamo sviluppato abbiamo aggiunto una serie di dettagli tecnici che non starò qui a raccontarvi per evitare di tediarvi, ma che sono utili e sono importanti appunto per iniziare quella che è la pianificazione. Come prima cosa abbiamo cercato quelle tecnologie che siano a un livello di sviluppo tale che siano pronte per essere immediatamente installate, perché vi assicuro che potrebbe non sembrare, ma esistono tantissime tecnologie, tantissimi gruppi di ricerca, tantissimi ingegneri che cercano continuamente, che ricercano modi sempre più efficienti e efficaci per sviluppare per sviluppare la produzione di energia sfruttando appunto quelle che sono le energie blu. Quindi le blue energy si possono dividere essenzialmente in base anche a quella che è la distanza dalla costa. Quindi vi sono delle tecnologie che possono essere direttamente installate sulla costa, quindi installate per esempio su moli esistenti, o nel caso in cui si pianifichi la creazione di un nuovo porto o l'allargamento di un nuovo porto, perché non pensare di includere le blue energy? In fin dei conti è un modo ulteriore di sfruttare quella che è l'energia che proviene appunto per esempio dal mare. Poi vi sono le tecnologie che sono appunto near shore, che significa vicine, quindi che sono sono abbastanza distante dalla costa ma non troppo, e poi ci sono appunto quelle offshore che sono estremamente lontane dalla costa, che quasi non si vedono dalla costa. E queste riescono a sfruttare quelle che sono o le energie delle onde più intense nei mari, nel mare più profondo, oppure il vento che è offshore, che ha la caratteristica di essere più costante e quindi più facilmente trasformabile in energia elettrica appunto. Quello che abbiamo fatto poi è stato quello di cercare di ridisegnare per andare a capire come sono fatte queste tecnologie. Quindi per esempio come sarebbe un molo nel momento in cui integriamo quelle che sono le blue energy. Come potete vedere non c'è una differenza a vista d'occhio così rilevante. Tuttavia il molo con integrata per esempio una tecnologia che è il convertitore di energia a colonna d'acqua oscillante potrebbe creare dei moli in cui si produce elettricità, oltre che avere un molo che protegge la costa dagli eventi estremi.
Quindi come funzionano questi moli? Questi moli funzionano semplicemente sfruttando quello che è la potenza che è nelle onde che arrivano dal mare, e quindi comprimono la camera d'aria che si crea, come vedete in questa animazione, e semplicemente la pressione generata e la differenza, quindi la quantità di aria che si crea attraverso una turbina, genera elettricità. Sembra una cosa abbastanza semplice, e in effetti noi ci siamo stati, vero, a vederlo, Simo, un prototipo di questo. È stato, credo, la mia prima esperienza con le Blue Energy, quando siamo andati a Civitavecchia, perché c'è appunto un prototipo installato a Civitavecchia di questa tipologia di Blue Energy. Ma nella realtà, per esempio, nei Paesi Baschi esiste questa tecnologia, che è stata installata nel porto di Mutriku e ha una capacità installata di 296 kW, che significa che circa in 11 anni ha prodotto 2,1 gigawatt-ora di elettricità. E questa è la prima tecnologia. Quindi essenzialmente si sfrutta le onde marine, si sfrutta l'energia incorporata nelle onde, e semplicemente adattando o modificando quello che è, per esempio, quelli che sono appunto i moli, i porti. Come vedete, in questo caso hanno adattato un pezzetto del molo Frangifrutti e l'hanno trasformato utilizzando i tripodi, che sono quelle cose in cemento armato fatte a tipo. Fatti a triangolo, oppure lastroni di roccia, e hanno inserito la parte in cui è possibile appunto creare energia elettrica dallo sfruttamento delle onde. Ma le onde possono essere anche, per esempio, sfruttate utilizzando dei galleggianti. Questi galleggianti, anche in questo caso, possono essere installati su porti esistenti, dismessi, per esempio banchine dismesse, vecchi moli, e semplicemente anche in questo caso il movimento del galleggiante è trasformato e convertito attraverso i pistoni in movimento rotatorio, e quindi con un generatore di nuovo si crea energia elettrica. Anche questi sono installati, per esempio una realtà è a Gibilterra, dove dal 2016 l'impianto che è collegato direttamente con la rete elettrica nazionale, e vi sono installati 8 galleggianti. Sempre per sfruttare le onde abbiamo un'altra tipologia di tecnologie, che sono appunto delle boe che sono ancorate al fondale marino. Queste boe essenzialmente hanno un pistone al cui interno si muove grazie appunto alla forza delle onde, e di nuovo si crea energia elettrica. La cosa positiva e la cosa bella di queste tipologie di tecnologie è quello che normalmente vengono installati in parchi, dove vi sono circa 25 boe collegate a una scatola comune, quindi abbiamo una specie di connessioni subacquee dove 25 boe vengono collegate tutte quante insieme. Anche questo è un esempio che esiste nei mari del nord, esiste in Svezia, dove sono state installate circa 34 boe e che producono circa 3 gigawatt ora di elettricità all'anno. L'ultimo esempio di convertitori di energia da onde che vi presenterò questa sera, perché ripeto ce ne sarebbero veramente molte, è un esempio italiano, è stato sviluppato da un partenariato italiano, e è attualmente installato a Pantelleria. Di nuovo, in questo queste boe galleggianti utilizzano e sfruttano il movimento verticale di quelle che sono le onde, che viene trasformato e convertito in un movimento rotatorio e poi trasformato in elettricità. In questa immagine vedete l'esempio appunto che è installata a Pantelleria, e
A Pantelleria appunto è installata una boa che ha una capacità di 100 kW che produce 200 MW all'anno di elettricità. Quindi questa è stata tutta la prima parte di ricognizione delle tecnologie che noi abbiamo fatto. Questo è un esempio, perché poi per ognuno delle categorie, quindi che sono appunto le correnti marine, le onde, il vento, abbiamo creato tutta una serie di schede, quindi creando un vero e proprio catalogo pieno di tecnologie possibili. E questo perché ci è servito per poi poter fare appunto degli esempi di pianificazione. Quindi Simo, per esempio, vi raccontiamo quello che abbiamo fatto in uno dei nostri ultimi lab, perché questa metodologia, questo modo, questa tipologia di pianificazione l'abbiamo testata durante tutto lo scorso anno. Purtroppo l'abbiamo testata a distanza, anche perché altrimenti saremmo andati fisicamente in dei posti bellissimi, tra cui per esempio Creta, ma ovviamente purtroppo non l'abbiamo potuto fare, ma l'abbiamo fatto comunque online, ottenendo dei risultati piuttosto interessanti e quindi possiamo raccontarvi per esempio quello che sono i risultati di questa pianificazione per l'isola di Creta. Per ritornare comunque, per collegarci a quello che diceva all'inizio Simone, dicendo che ci concentriamo più che altro su quelle che sono le isole. Ora è vero che Creta non è un'isola proprio piccola, è un'isola piuttosto grande nel Mediterraneo. Sì, allora, cosa abbiamo fatto su Creta? In realtà ci siamo concentrati sulla zona dell'estremo nord-est di Creta e abbiamo cominciato a capire qual era la situazione intorno a Creta, per capire quali erano le tecnologie migliori per supportare quell'area. E da questa analisi iniziale si è capito che fondamentalmente la risorsa più abbondante era, chi cioè stato a Creta lo sa abbastanza bene, il vento. Il vento, che appunto è una risorsa anche, fra l'altro, come diceva prima Nicoletta, anche molto costante offshore, per cui diciamo che anche alcune delle problematiche che possiamo intravedere su alcune energie rinnovabili, appunto che possono essere il sole e l'eolico su terra, in cui molto spesso vediamo delle pale eoliche ferme, oppure quando c'è copertura nuvolosa non funzionano tanto bene i pannelli solari. In questo caso la costanza del propellente del vento lontano dalla costa è tale per cui l'aspettativa è di grande regolarità, per questo anche c'è molta aspettativa sull'energia blu. Se appunto abbiamo provato a capire quale delle tecnologie poteva essere installata, prendendo cose, tecnologie già utilizzate in alcuni casi, in una, quella di sinistra, in Scozia, l'altra in Portogallo. Sono due tecnologie abbastanza simili, che sfruttano appunto il fatto di poter costruire comunque delle piattaforme galleggianti che ospitano turbine eoliche. Questo, pensateci, è molto importante, il fatto di essere galleggianti e di essere a largo, anche poi per le implicazioni e le interazioni che si possono creare installando questo tipo di dispositivi, perché sia per la pesca che per un giorno, anche per i trasporti, per magari navi a propulsione elettrica,
Pensate appunto a quello che potrebbe voler dire poter attraccare in mezzo al mare per fare rifornimento di elettricità. La stessa cosa, appunto, questi punti potrebbero essere anche per la pesca lo stesso cose molto importanti o intorno a cui si potrebbero creare appunto delle sinergie anche con la pesca. Abbiamo cercato poi di vedere, oltre al fatto che fosse fattibile questo, questa installazione, questa possibilità di produrre energia elettrica da vento, abbiamo anche cercato di vedere se questo inserimento fosse complessivamente sostenibile. Cosa vuol dire in questo senso sostenibile? Poi ce ne parlerà meglio anche Nicoletta. Sostenibile per noi è una cosa molto seria, è una parola molto importante e che vuol dire molto, vuol dire forse meglio. Allora, andiamo con il francese, sostenibilità si dice, sostenibile si dice durable, che vuol dire duraturo, che può durare nel tempo. In inglese sostenibile ha più o meno la stessa accezione, infatti il pedale del destro del pianoforte si chiama sustain e se una persona, un pianista schiaccia il pedale destro del pianoforte, la nota che suona in quel momento viene prolungata molto a lungo invece di essere interrotta immediatamente. In italiano sostenibilità non è una parola bellissima, sembra ci sia quasi un'idea di sopportazione in un certo senso, però ormai è talmente invalsa nell'uso, è talmente abusata che ce la troviamo appunto scritta un po' dappertutto e quindi invece di essere veramente un significato pieno di mettere insieme e non in contrapposizione ambiente, economia, società, legislazione e quant'altro, questa parola viene assolutamente abusata e qui c'è un grafico. Dal 1960 a oggi quante volte viene usata la parola sostenibile in testi americani. Secondo me i test americani sono ancora indietro rispetto, per una volta, rispetto ai testi italiani. Sono dei bambini. Dei bambini, noi. Per cui qui dice soltanto lo 0,001% dei testi contiene la parola sostenibile. Da noi, secondo me, siamo già a un ordine di grandezza sopra. Almeno. Almeno, sì. In questo grafico, appunto, si vede che se si va con questo ritmo, nel 2061 sostenibile verrà fuori una volta in media in ogni frase e nel 2109 che tutte le frasi saranno piene soltanto di sustainable, 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 sustainable ripetuto infinite volte fino appunto a perdere completamente non solo il senso ma anche il senso della parola ma anche il senso del discorso. Ovviamente questo è uno scherzo, ma non è uno scherzo così lontano dalla realtà. No, purtroppo non è uno scherzo perché l'abuso della parola sostenibile potrebbe condurci presto a usare altre parole, anche se appunto noi ci teniamo molto a usarla in maniera corretta, sia da un punto di vista semantico che poi da un punto di vista di metodologie da usare. E in questo senso probabilmente da un punto di vista anche di robustezza delle metodologie, quella che si chiama in italiano analisi del ciclo di vita e in inglese life cycle assessment, forse la cosa, la metodologia più robusta, quella anche che si porta dietro delle certificazioni e così via. Su questo lascio la parola all'esperta vera, di
analisi del ciclo di vita, che è Nicoletta. Grazie Simo, sei sempre troppo buono. Molto semplicemente, come vi diceva adesso Simone, l'LCA a me piace dire che è come una metodologia che racconta la storia delle cose, perché ciascuno di noi normalmente è portato a credere, a pensare che gli impatti di un qualsiasi prodotto, di un qualsiasi servizio avvengano solamente nel momento in cui la persona o l'individuo ne entra in possesso. Per esempio, ognuno di noi crede che magari gli impatti del consumo di pasta o di qualsiasi tipo di cibo siano dal momento in cui lo scelgo al supermercato a quando decido come buttarlo. Questa cosa è un'attitudine che nel tempo si sta sempre più modificando, per fortuna, perché ci sono dei metodi appunto robusti come l'analisi del ciclo di vita che ci permettono invece di andare a pensare e andare a quantificare quelli che sono gli impatti durante tutta la storia della produzione di quel prodotto che noi stiamo appunto consumando, scegliendo. Vale per la pasta come per un'automobile, un computer, un cellulare e anche per le Blue Energy. È una metodologia che è abbastanza recente, perché in fin dei conti è nata negli anni 70, quindi non è una metodologia così obsoleta, ma è nata, se ve lo dico, è una cosa che in genere a me fa sempre molto ridere, perché per esempio la Coca-Cola voleva capire se era meglio da un punto di vista era meglio imbottigliare la sua bibita in lattine di alluminio, in bottiglie di vetro, in bottiglie di plastica. Ovviamente, basandoci solo su quello che potrebbe essere il costo economico, non avremmo avuto una valutazione completa e comprensiva di tutti quelli che sono anche gli impatti indiretti che si porta dietro. Quindi l'LCA serve ad andare a verificare e a vedere dall'estrazione della materia prima fino al fine vita, quindi alla fase di smaltimento, tutto quelli che sono gli impatti possibili di una qualsiasi cosa. Quindi ovviamente è una metodologia robusta perché è standardizzata, quindi esistono delle norme che ci dicono come deve essere fatta un'analisi del ciclo di vita e oltretutto crea i presupposti per ottenere poi ulteriori certificazioni e quindi per dire che il mio prodotto, nel caso io per esempio fossi un'azienda, può essere certificato e che, per esempio l'impatto, il contributo che la mia produzione dà al cambiamento climatico è tot. Questa cosa sta iniziando sempre più a prendere campo, per fortuna, e anche le grandi aziende, oltre appunto la Coca-Cola che è stata la prima, ma in Italia per esempio è stata la Fiat e Barilla, ma ce ne sono tantissimi, non è che voglio fare nessun tipo di pubblicità a nessun marchio, però ci sono sempre più aziende che si affidano a questa tipologia di analisi per valutare quelli che sono i loro impatti ambientali. E anche su questo, per esempio, la Commissione Europea, per tutti quelli che sono i progetti che riguardano lo sviluppo di nuove tecnologie dal campo, per esempio, delle energie rinnovabili, dei biocarburanti, eccetera, eccetera, pretende che sia dimostrato il beneficio tramite un'analisi del ciclo di vita, perché è essenziale, visto che noi diciamo che che lo sfruttamento delle energie, per esempio in questo caso marine, ci aiuterebbe a raggiungere gli obiettivi del Green Deal, è necessario verificare che effettivamente sia così e quindi è necessario verificare che effettivamente le emissioni di anidride carbonica, che è il gas responsabile per l'aumento dell'effetto serra di origine antropica sul nostro pianeta e quindi gli squilibri climatici che stiamo vivendo in questi anni, dobbiamo essere certi che l'elettricità prodotta da fonti marine abbia
delle emissioni più basse rispetto a quella prodotta dal carbone o dal petrolio, perché se non diamo dei numeri, ma non a caso dei numeri veri, è difficile riuscire a convincere sia il cittadino che i politici che chiunque che queste che sia che è importante investire su questo tipologia di energie. Quindi, tornando all'esempio che faceva prima Simone di Creta, abbiamo applicato l'analisi del ciclo di vita a queste due tecnologie. Come vi dicevo, abbiamo scelto appunto l'eolico e quindi abbiamo due tipologie di eolico che sono potenzialmente applicabili nel contesto di Creta. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un LCA. Ma cosa significa fare un LCA? Io vi ho usato tantissime parole per dirvi una cosa abbastanza banale, cioè andare a capire prima di tutto come funziona l'oggetto che stiamo valutando, quindi in questo caso la nostra paleolica, e andarla a dividere nelle fasi per cui viene creata. Pensate a quando dovete fare una ricetta, quando dovete fare un qualsiasi tipo di piatto di cibo, di cosa avete bisogno? Avete bisogno di una lista di ingredienti con delle quantità e una metodologia, un modo che vi dica come metterle insieme e come ottenere il prodotto finito. La stessa cosa si fa in LCA, quindi dobbiamo sapere cosa abbiamo a monte, quindi tutti quelli che sono gli input che sono necessari per la produzione del mio, in questo caso della mia turbina eolica. Abbiamo bisogno degli step, dei passaggi che ci spieghino come mettere insieme questi prodotti. Poi in questo caso ovviamente abbiamo una fase di manutenzione e poi una fase di fine vita. Quindi essenzialmente l'LCA si traduce nella valutazione di queste quattro fasi. Quindi in queste quattro fasi che cosa facciamo? Come prima cosa cerchiamo di capire quelle che sono le caratteristiche della mia turbina. Dopodiché vado a cercare quelli che sono i miei ingredienti. I miei ingredienti normalmente si dividono in due grandi macrocategorie, che sono l'energia, che sia energia elettrica utilizzata proprio nell'industria per assemblare la mia turbina eolica, o che sia l'energia dei combustibili fossili per poter fare i trasporti, quindi per trasportare le mie materie da un punto all'altro, sempre energia si tratta. E materia perché ovviamente una turbina eolica è fatta di varie componenti e per avere queste componenti io ho bisogno appunto di materia. E come output di tutto questo processo, che cosa ho? Oltre alla mia turbina avrò anche delle emissioni. Quindi l'LCA ci serve per andare a valutare, a calcolare quelle che sono le tonnellate, i chilogrammi, quello che voi volete, di CO2 emessa per la produzione innanzitutto della mia turbina eolica. Quindi adesso vediamo che noi abbiamo prima di tutto appunto suddiviso la nostra turbina eolica nelle sue componenti, e poi per ciascuna di esse, per ciascuna di queste componenti, siamo andati a calcolare quelli che sono i potenziali impatti dal punto di vista del cambiamento climatico, quindi le emissioni di CO2 connesse a tutte le varie a tutti i vari sotto pezzetti della nostra turbina eolica. Quindi qui vediamo che ogni pezzetto ha una sua quantità di CO2 rilasciata. Dopodiché siamo andati a quantificare le ore di utilizzo, per esempio, di una gru, le ore di utilizzo della nave per poter costruire questa turbina, e di nuovo le abbiamo trasformate in quantità di CO2 equivalente necessaria per appunto costruire la mia turbina. Dopodiché abbiamo considerato quelli che sono anche le fasi di manutenzione, perché comunque una turbina eolica, è vero che la gran parte degli impatti o delle emissioni sarà derivata dal momento della costruzione, ma comunque ha bisogno di manutenzione e di eventuali sostituzioni di pezzi che si possono rompere o che per usura normale devono essere sostituiti. Quindi abbiamo considerato anche quelle che sono le emissioni dovute a questa fase, e poi le abbiamo sommate tutte quante insieme, perché
a quel punto, avendoci tutte le emissioni, possiamo essenzialmente sommare insieme quelle che sono emissioni di cose differenti. Non l'avremmo potuto assolutamente fare, per esempio, basandoci sul peso, perché sono oggetti tra loro differenti e quindi, come ci hanno insegnato a tutti quanti le maestre elementari, non possiamo sommare le pere con le mele, ma nel momento in cui è tutto espresso nella stessa unità di misura, possiamo sommarli. La potenzialità dell'LCA, e anche il motivo per il quale si sta sviluppando sempre di più, non è solo andare a valutare quelle che sono le emissioni, che in questo caso era il nostro scopo principale, ma è anche quello di capire in quale parte delle fasi che dicevamo prima si concentrano maggiormente gli impatti. Quindi in questo caso è possibile poi poter migliorare. Se ci avete fatto per esempio caso, le bottiglie di plastica negli ultimi anni sono sempre più leggere, cioè hanno sempre meno quantità di plastica incorporata. Questo perché? Perché dall'analisi del ciclo di vita è risultato che la bottiglia di plastica in sé per sé aveva degli impatti enormi per la plastica che costituiva il contenitore, e quindi sempre più persone si sono ingegnate a ridurre la quantità di plastica e quindi ad abbassare quelli che sono gli impatti potenziali dell'involucro. Alcuni altri hanno addirittura cambiato materiale, per esempio hanno iniziato a utilizzare le bioplastiche e così via. Questo è l'esempio in cui l'LCA è usata per migliorare quello che è un processo produttivo. Nel nostro caso è servita solo per calcolare quelle che sono le emissioni. Quindi una volta calcolate quelle che sono le emissioni di una turbina, i nostri colleghi, sempre nell'ambito del progetto Blue Deal, hanno ipotizzato quelle che poteva essere una vera e propria fattoria, un campo per la produzione di energia elettrica, e quindi siamo andati a valutare quelle che sarebbero le emissioni, sia la produzione di elettricità totale del nostro campo, che appunto le emissioni totali. La stessa metodologia, la stessa cosa l'abbiamo fatta per l'altra tipologia di turbina, che in questo caso appunto ha una piattaforma, mentre l'altra era solo un pilone, e anche in questo caso abbiamo ottenuto quelli che sono i risultati totali delle emissioni per la produzione di questa piattaforma galleggiante che ospita una turbina eolica. Anche in questo caso abbiamo ipotizzato di poter fare una fattoria, un campo di turbine eoliche galleggianti, e anche in questo caso abbiamo calcolato sia la sua produzione elettrica che poi quelle che erano le emissioni associate. Questo perché, per tornare al discorso che abbiamo fatto all'inizio, che vi dicevo che dobbiamo essere sicuri che l'energia elettrica prodotta dalle nostre turbine, in questo caso eoliche, abbia un quantitativo di CO2 emesso più basso rispetto all'utilizzo di combustibili fossili. Quindi in questo caso abbiamo ottenuto quello che è un range, quindi una variazione di emissioni per la produzione di un kilowattora, che nel caso che noi consideriamo la prima pala eolica che abbiamo visto, che è quella a pilone singolo, sono 29 grammi di CO2 per produrre un kilowattora, o nel caso in cui abbiamo la nostra piattaforma galleggiante, abbiamo 20 grammi di CO2 equivalenti. Quindi questi numeri, direte voi, bene, bravi, avete fatto tutto bene, siete stati bravissimi, ma Simone, che cosa ci abbiamo fatto noi con questi numeri? Perché ricordiamoci che tutto questo lavoro lo abbiamo fatto per sviluppare la parte di pianificazione a Creta. Quindi, infatti, siamo andati poi in questi ultimi 2-3 minuti che ci abbiamo a disposizione, vi faremo vedere un po' di cose appunto di Creta, e poi andremo velocemente alle conclusioni. Dunque,
cosa abbiamo fatto qua? Siamo andati a vedere in pratica qual era, quali sono le emissioni totali che arrivano dalla produzione dell'elettricità per quell'area di Creta. E siamo andati a vedere appunto qual è l'attuale, si chiama la carbon intensity, cioè quanta CO2 viene emessa per kilowattora oggi, e l'abbiamo confrontata con invece appunto i risultati di cui appunto vi parlava Nicoletta prima, quali sono invece le emissioni dovute alle nostre piattaforme eoliche offshore. E la differenza è enorme, perché si parla di 30 volte le une rispetto alle altre, cioè ovviamente a vantaggio delle energie rinnovabili. La cosa è stata utilizzata appunto per fare poi uno scenario di decarbonizzazione di quell'area della costa cretese. Ok, la cosa essenziale che aggiungo a quello che diceva adesso Simone è che se noi abbiamo anche calcolato quella che sarebbe la foresta virtuale che servirebbe a Creta per poter assorbire le sue attuali emissioni dovute solo all'utilizzo di elettricità, e è questo quadrato verde, che è una superficie piuttosto consistente, quindi è circa quello che è circa un terzo di quella che è la superficie attuale di Creta, quindi capite bene che è una cosa mostruosa, passatemi il termine, perché è appunto dovuto all'utilizzo soprattutto di elettricità che deriva da fonti termoelettriche. Quindi cosa abbiamo visto poi? Che se noi implementiamo le blue energy, se noi implementassimo il nostro parco eolico offshore come abbiamo ipotizzato, ridurremmo del 50% quell'area di foresta necessaria. Quindi questo è un risultato molto importante per la regione appunto di Creta. Però non ci siamo fermati qua, vero Simone? Perché ci siamo fatti un'altra domanda, ci siamo chiesti che cosa succede, cioè se noi effettivamente installassimo e creassimo questo parco eolico offshore, come sarebbe il paesaggio a Creta? Scusatemi, lo guardiamo o saltiamo? Vai, mandalo. Perché, lo vedete, vero? Sì, sì, lo vediamo. L'idea è appunto questa, cioè far capire alle persone che cosa vuol dire installare davvero queste cose, quindi far vedere anche al pubblico, ai cittadini, oltre che a chi deve prendere le decisioni, a che cosa assomiglierà un mondo con delle pale eoliche messe in una certa posizione, o con delle boe galleggianti e fluttuanti nella stessa situazione. Come vedete, ovviamente le boe si vedono pochissimo, sono appunto boe, anche se molto grandi rispetto a una normale boa che possiamo vedere in mare, ma invece le piattaforme offshore sono abbastanza importanti, soprattutto perché le pale eoliche sono molto alte. E quindi questi strumenti servono anche appunto per il coinvolgimento della popolazione, che è una delle cose importanti che vogliamo con Blue Deal riuscire a portare appunto a compimento. E io, Simo, c'è una parte che sarebbe bellissimo discutere insieme, perché ora io avrei dovuto chiederti se le blue energy ti piacciono, però siccome io sono una gran chiacchierona, mi sa che ho preso un po' troppo tempo, e quindi credo che dobbiamo per forza avviarci a quelle che sono le conclusioni di questo nostro viaggio nelle blue energy. Che cosa dici? Direi di sì, andiamo alle conclusioni.
Vai. Io partirei facendo una considerazione un po' frivola. La considerazione un po' frivola è quella, nel senso che il titolo di questa iniziativa è la ricerca leggerissima. In realtà la ricerca non è leggerissima, come ben sappiamo, però si può raccontare in maniera leggerissima, no? Come abbiamo fatto noi questa sera con voi. Ci siamo presi forse qualche libertà, siamo stati forse un po' troppo giocherelloni, però alla fine credo che sia sempre importante riuscire anche a sorridere, soprattutto perché questo è il nostro lavoro, ma è un lavoro che ci piace. E secondo la ricerca, la ricerca è comunque la parte più divertente del nostro lavoro, diciamo. Appunto, e siamo veramente fortunati a poter fare un lavoro che ci piace, divertente. E che ci diverte. Quindi la nostra idea, credo e spero che sia passato, è che noi prima di tutto a fare progetti di ricerca ci divertiamo, perché impariamo e apriamo quello che è il nostro orizzonte. È vero che è molto bello lavorare in un progetto europeo, perché permette di coinvolgere, come abbiamo cercato di dirvi, tutti gli attori che è tutti gli stakeholder, quindi tutti i portatori di interesse, dai cittadini ai politici agli studenti, perché una cosa che diceva sempre il nostro maestro è che gli scienziati fanno delle cose che sono belle e utili a tutti quanti, quindi è molto bello. Possiamo coinvolgere anche le piccole e medie imprese, quindi riusciamo a raggiungere veramente tutti quanti. Per esempio, al Giglio siamo andati dai cittadini a chiedere che cosa pensavano delle Blue Energy, se loro erano favorevoli. Non possiamo dirvi quelle che sono le loro idee, perché ancora non abbiamo divulgato i risultati, a meno che Simone non voglia fare un'anticipazione breve. E, faccio solo così, guarda. E non ti vedo io, Simo, sono presentazione a schermo intero, quindi non ti posso vedere. Faccio ok. E poi l'altra cosa che a noi ci piace tantissimo e che abbiamo scoperto con Maestrale è il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori. Infatti a settembre del prossimo anno lanceremo un contest internazionale per avere gli studenti, diciamo, coinvolti insieme a noi nel viaggio che da Maestrale prosegue attraverso Blue Deal. Quindi, io credo, Simo, di aver detto tutto, non credo di essermi dimenticata nessuno. No, no, ti sei dimenticata. E chi mi sei scordata? Sei dimenticata noi. Sei dimenticata l'università. Porca miseria. Però è venerdì, no. Sono le 8, quindi vabbè, ci può c'è stare. La partita. No, vabbè, l'università in questa cosa è molto, molto importante, perché appunto ci permette di lavorare insieme, come in questo caso penso l'abbiate capito, di superare le discipline, perché spesso e volentieri le discipline ormai stanno diventando un ostacolo alla vera ricerca. Qui c'è la possibilità di spaziare in molte cose, dalla giurisprudenza agli aspetti ambientali, agli aspetti economici, c'è veramente un po' di tutto qua dentro. E ci piace pensare ai nostri studenti che vengano coinvolti in questo tipo di attività. Molto spesso lo facciamo, specialmente poi quando arriviamo al livello della tesi, cerchiamo di portare i nostri studenti a fare i progetti al più alto livello possibile, coinvolgendoli insieme a noi nella ricerca, e nella ricerca in questo caso nella ricerca applicata. Quindi se siete studenti, venite all'Università di Siena, ci divertiremo insieme. Benissimo, io credo che a questo punto chiudiamo con il nostro slogan. Sì, 1, 2, 3, let's make a blue deal. Buona serata a tutti e buona partita. Serata.